C'è un vescovo italiano che vanta un invidiabile primato, aver partecipato a tutti gli incontri internazionali legati alle giornate mondiali della gioventù. È Monsignor Pietro Santoro, vescovo di Avezzano, la prima GMG cui partecipò. La prima GMG è stata a Buenos Aires, poi Santiago, poi Ciostecova, poi tutte le altre. Ogni GMG ha il suo volto, ha la sua identità, però posso dire a distanza di tanti anni, questa è la mia undicesima, che le speranze dei giovani stanno cambiando e sono cambiate. Direi è chiaro che le GMG attraversano anche le generazioni, attraversano le crisi, le inquietudini della storia, ma mentre nelle prime GMG la ricerca dei giovani, anche dentro le GMG, erano prevalentemente rivolte al che fare, era lo spessore dell'incarnazione nella storia, le altre GMG, ma soprattutto questa, direi, pur ovviamente facendo rimanere dentro il fondale questa domanda, il che fare, ci mancherebbe altro, credo che abbia la caratteristica della ricerca dell'essenziale. Cioè sono giovani che ormai, ai quali sono stati derubati tanti sogni, direi, sono giovani ai quali viene impedito attraverso una società prevalentemente finanziaria anche di realizzarsi attraverso il lavoro, attraverso la famiglia, e sono alla ricerca dell'essenziale. Non cos'è l'essenziale, chi è Cristo, non Cristo visto come una dimensione consolatoria, come una dimensione privata, ma Cristo che dà senso alla vita, Cristo che dà senso all'impegno nella storia. Quindi è come una GMG dove i giovani ripartono da Cristo, si incontrano con Cristo e vogliono essere portatori di Cristo. Anche nelle catechesi stanno emergendo non domande, direi, posticce, ma tutte domande, direi, quasi metafisiche sul senso del vivere, sul dolore, sulla sofferenza, sul chi sono. Indubbiamente sono una grande risorsa per la Chiesa, a condizione che la Chiesa sia modellata dalla freschezza e dall'entusiasmo di questi giovani.